Io sono arrivato a dirigere l'orchestra per la passione per alcune partiture. Privilegio delle scelte culturali che mi esaltano e che, con le quali spero di dare un senso alla mia vita, alla mia attività. Nel mio sodalizio con Alessandro Lucchetti, per il quale sono nate molte, partiture di vite parallele, non di contaminazioni, che è un'altra cosa, ma di vite parallele tra la musica di consumo e la musica classica. E devo dire che questo è un genere che mi ha gratificato molto e che pochissimi musicisti coltivano perché c'è il pregiudizio che la musica di consumo debba essere di serie B rispetto alla musica classica. Allora, ci sono tante sinfonie noiose e tante canzoni strepitose. La destinazione della musica non conta niente dal punto di vista dell'estetica. Credo che il grande Bernstein ha detto qualcosa di definitivo e gli hanno chiesto: Maestro, quanti generi di musica ci sono? E lui ha detto: due, la musica scritta e la musica non scritta, non facendo alcuna distinzione di livello tra una e l'altra, ma semplicemente di modalità di composizione. È un peccato che l'umanità non possa fruire di questo tesoro incommensurabile che è lo scibile musicale, che viene filtrato solo con alcuni grandi nomi e anche di questi grandi nomi si esegue una piccola parte di composizioni, cioè quelle che si sa che piacciono al pubblico. Insomma, la mentalità dell'audience, della televisione ha invaso tutta la cultura. Io penso che la musica, purtroppo il pubblico non la può capire, la può godere, quindi può avere emozioni fortissime dalla musica. Però per capire la musica bisogna conoscere in trasparenza la partitura. Il pregio della musica è che il suo significato è così forte per i sensi e per l'intelletto che qualunque musica massacrata è godibile per un ascoltatore che non sia musicista. E questo spiega il successo indiscriminato di alcuni interpreti che non sono al servizio della musica ma del loro esibizionismo. Spiega molte cose, perché la potenza della musica è assolutamente irriducibile. Per un fatto di generazione io mi sono trovato a lavorare negli anni della cosiddetta nuova musica, però io il nuovo l'ho sempre cercato dappertutto e negli anni in cui suonavo le primizie di Stockhausen e di Boulez io suonavo anche cose che non c'entravano niente con questo linguaggio, perché quella era una delle soluzioni estetiche della musica, ce n'erano tante altre. Purtroppo questa col tempo è degenerata in una specie di prescrizione di dover essere. C'era da Stoccaus che diceva che chi non compone come noi è come se mettesse degli abiti smessi, che è stata esiziale per la musica degli ultimi 50 anni, secondo me, perché è stata una specie di dittatura dello sperimentalismo. Ora il nuovo lo si può trovare in tutta la musica. C'è un pregiudizio, secondo me, reazionario, che il nuovo è solo in una accezione che Kagel aveva definito Tonhöhe Musik, cioè a scrittura più complessa corrisponde significato più complesso, che non è vero. Io penso che la specializzazione sia asfittica. La storia della musica non è un fatto di eventi separati, ma è tutto collegato. Bisognerebbe essere specialisti di tutto, che è impossibile. Io penso che più modestamente uno dovrebbe essere specialista di tutto quello che gli piace.